Buongiorno a tutti. Ho ancora il letto qui che non è stato fatto. Sono una brutta casalinga e non va bene. Però sono già tipo le 10 e mi devo sbrigare. Oggi è sabato 23 settembre. Oggi è San Pio. Se magari c'è qualcuno che si chiama Pio, auguri. Pio. Fabio sta di qua. Se magari è pronto. Sei pronto? Quasi. E niente, stiamo lavorando per voi. Sì, non ve lo inquadro perché si sta cambiando. Oggi vi portiamo con noi in giro per un weekend. E passerò dalla modalità non mi riprendere nei video a voglio uscire per forza nei video. Perché in realtà poi gli piace. Oddio, sta ballando tutto, però non riesco più a tenere la mano ferma. Ok, Alzheimer. Dicevo, non è l'Alzheimer, il morbo di Parkinson al massimo. Alzheimer, non ti ricordi? E dicevo che stavo dicendo, ah sì, vi portiamo in giro con noi questo weekend, quindi sabato e domenica, vi facciamo vedere un po' di cose, niente, quindi ci sistemiamo e partiamo. Ciao! Finalmente sono decente. Come sei serio, amore? Quando guidi non mi fare le corna. Allora, stiamo andando alla Globo. Non so se la vedete anche voi nel vostro paese. È un negozio che vende abbigliamento e calzature. E mi servono un paio di scarpe per il matrimonio di una mia amica che si sposa tra 2 settimane. E io mi sono decisa anche tardi, però adesso me le posso comprare. Ciao Giovanna! E mi devo comprare l'affarino che si mette nella macchina, cioè tipo qua, perché mi viene, non so, tipo una paresi o una paralisi, penso che sia la stessa cosa, al braccio per farvi i vlog. Quindi poi vogliamo andare a Mondo Convenienza, che sta lì di fianco, e per far vedere a Fabio il divano che a me piace tantissimo e che lui ancora non ha visto. Non state vedendo tanti video ultimamente sul canale perché sono super mega impegnata, i lacchi fai durante i giorni. Fino a ottobre ho un esame, l'esame di abilitazione per diventare geometra, e speriamo che tutto vada bene. Yeah. Amore, deve andare tutto bene, no? Se no Fabio mi picchia. E quindi devo studiare, ragazzi, non ho assolutamente tempo di editare e di girare dei video. Cercherò almeno di portare un video a settimana, mi auguro che riesca, facendo questo vlog, proprio perché è più breve, nel senso riesco meglio, cioè impiego meno tempo nel editarlo. Io e l'italiano stamattina siamo litigati. E impiego meno tempo nell'editarlo, ecco, e nel girarlo. Mi toglie molto meno tempo rispetto a un DIY che ci mette tantissimo tempo a registrare e a editare. Quindi i vlog mi riescono più, insomma, facili da fare. Sono le scarpe. Mi servono delle scarpe eleganti dorate. Vediamo un po' che trovo. Anche se nude non sarebbe proprio male. Però queste tipo, non le sopporterei neanche 2 minuti. Queste no, mi sembrano molto invernali. Non vedo, allora praticamente mi devo mettere una tuta verde, verdone, militare. Qua ci sono tutte le valigie. Quindi mi serve una scarpa dorata o argentata. Amore, ho trovata quella. Molto sbrilluccicosa. O questa, dorata. Cioè, questo è lo stesso discorso, con questo pacco non ci faccio neanche 2 minuti. Ecco, qualcosa del genere mi dovevo comprare. Però non nera. No? Che carina questa. Anche il giallo non mi dispiace. Questa è comoda sicuro. Allora, reparto abbigliamento. Reparto abbigliamento sportivo. E un mio amore sportivo. Amore, sei nuova collezione, lo sapevi? Sei nuova collezione.
Io ho trovato le leggings che trovo sempre, quelli tipo effetto jeans. E ma vediamo un po' che cosa c'è altro. Giubbini, mi sento ancora caldo. Mi guardano storta le persone. Vabbè. Amore, hai fatto acquisti? Sono acquisti tuoi. Vabbè, ma non fare sempre l'arrabbiato quando ti riprendo. In realtà non sei così, perché fai sempre l'arrabbiato? Un comunicato. Che comunicato c'è? Non andate mai a fare le compere con la vostra. Dai, io non sono rompiscatole, mi dico subito. Tra l'altro faccio sempre shopping online, quindi che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Adesso andiamo a Mondo Convenienza. Un amore felice di stare a Mondo Convenienza. Camera di Marilyn Monroe, eh? No? Cioè tu immagina che devi pulirla sta stanza, come devi fare? Ma davanti specchi, ma no, ti prego. Però questi lampadari sono fantastici. Guarda che belli. Fintissimi, ovviamente. Bagno, e noi abbiamo già scelto il nostro bagno, sempre nella casa provvisoria. Devo trovare un nome per spiegarvi le case, poi vi spiegherò un po'. Sì, amore, sei bellissimo, non ti preoccupare. Amore, queste cose piacciono a me, fatte col cartongesso, sono belle. Allora, il nostro mobile del bagno provvisorio, perché per all'inizio il bagno non lo ristrutturiamo, e questo qua che ha la colonna che si gira, guardate, da una parte e dall'altra. Sì. Oddio, so per fare danni. Dentro è abbastanza capiente. Questo è l'unico lavandino che ho trovato, anche se non è moderno, mi piace a me. L'unico lavandino che ho trovato è capiente per lavarmi i capelli. Prova questa poltrona che è bellissima. Siediti. Di fianco c'è il cosino. Però li devi rilassare. È schiacciato? Com'è? Non è fenomenale? Non è comoda? Comodissima. Questo è molto bello. Anche la parete dietro è molto carina. Siamo arrivati al nostro divano. Eccolo. Com'è? Pareri? Allora, questa è la disposizione della cucina, anche se non è questa, però verrà così. Quindi col frigo, la colonna del forno, la cucina e il lavello. Però la cucina, mo ve la mostro.
Quando no, la Chiara e Giuseppe, nonché mio cognato che vedete là e mia sorella che sta qua là, finiscono, io posso parlare? Stiamo decidendo come fare il prospetto di casa nostra. Non ci frega niente. È domenica e stiamo andando alla fiera degli sposi. Non è vero che volevi andare. Non è vero. Lui l'ha proposto. Ce lo posso fare? Lui l'ha proposto. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Che in continuazione litiga. Tra l'altro, amore. Tra l'altro, quello che è il mio cognato è uguale a Fabio, ma non sono fratelli, giusto? E quella è mia sorella, che non vede mai da un po' di tempo. Quindi niente, stiamo andando a Lecce alla fiera delle spose. C'è un tempo di schifo perché sta diluviando, però non ci interessa. E poi vi riprendo qualcosa e vi faccio vedere un po' di cosine della fiera delle spose. Non so se lo vedete, ma c'è l'arcobaleno. Adesso forse si vede un po' meglio. Bellissimo, guardate. Siamo qui, siamo vivi. Allora, si è messo di piovere. Allora, abbiamo finito di girare la fiera, che pensavo fosse più grande, invece era un po' piccola. E tra l'altro c'erano gli stessi espositori che ho visto domenica scorsa. Oh quindi, mio Dio! No. Quindi non venire così al matrimonio. In che senso? Così, così vieni, no. Ci ha fatto, vieni. Vieni. Aperitivo. Andiamo a fare un aperitivo. Sono tornata. Sono sempre più gialla, come al solito, con queste luci schifose di casa mia. Ah, è stato un weekend abbastanza duro. Direi che il vlog finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao. No, non aprire che non sente più. Hai da dire qualcosa? Che fa caldo. Sì, ma se apri non sente. Stai facendo un video con i finestrini chiusi. Fa caldo. Senti, puoi essere più dolce nei miei video e non no. Dire per esempio non seguitela. A proposito, non seguitela. Non devi dire né non seguitela né ho fame, stamattina hai fame, no. Meno male, e di cose dolci, come sei tu amore mio? No. Bella mia. Uffa.